Buonasera siciliani e siciliane, ben ritrovati al TG Antudo. Ieri la regione ha reso noto che partirà la progettazione della strada Tirrenico-Ionica, un'arteria che collegherebbe i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Rodi-Milici, Fondaghelli-Fantina, Francavilla di Sicilia e Giardini-Naxos, per un tratto complessivo di 45 km. Un progetto atteso da anni che per diventare esecutivo terrà conto di quello preliminare già esistente redatto dal comune di Fondaghelli-Fantina nel 2016. Un piano che dovrà essere aggiornato a partire dalla nuova normativa dei lavori pubblici con un costo di 70 milioni di euro. La regione fa sapere che si attingerà da fondi extraregionali, senza escludere la possibilità di utilizzare le risorse del recovery plan destinate alle infrastrutture di grande interesse. Al momento, però, non viene fatto nessun riferimento ai tempi di presentazione del progetto e quindi neanche ai tempi di inizio e fine lavori. Sul tema spende due parole il presidente della regione Musumeci. Si tratta di un'opera di interesse strategico per decongestionare il traffico autostradale nell'area del Messinese, ma anche per valorizzare l'intera valle e rendere più agevole il collegamento con le comunità attraversate dall'arteria. Si tratta in effetti di un'infrastruttura utile ai siciliani, soprattutto per quelli che vivono nei comuni delle aree interne. Come dicevamo, però, attualmente mancano specifiche su tempi e date di scadenza dei lavori. L'area in questione, tra l'altro, è la stessa in cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sequestrato 22 cavalcavia, uno scandalo che ha coinvolto penalmente, tra gli altri, anche la responsabile della sua segreteria tecnica, nonché ex presidente del CAS, Alessia Trombino. Il riferimento al tratto di autostrada della A20 in prossimità di Barcellona e comuni limitrofi, il GIP ha parlato di situazioni critiche talmente evidenti che i consulenti hanno rilevato il pericolo urgente per il crollo e la rovina in termini di alta probabilità. Ci fa piacere che alla regione si pensi alla costruzione di nuove strade, ma fino a quando non sarà garantita la sicurezza in quelle già esistenti, il resto rimarrà becera propaganda. E a proposito di propaganda e promesse non mantenute, oggi sono tornati a manifestare i lavoratori ex Blutech. Si sono radunati sotto il palazzo della presidenza della regione a Palermo per chiedere un incontro con Musumeci. I 600 lavoratori di Termini Imerese a giugno vedranno scadere la cassa integrazione, ma ancora non hanno ricevuto risposta in merito al futuro dello stabilimento. Il neo ministro dello sviluppo economico, il leghista Giorgetti, stenta a dare risposte. Ma è soprattutto al presidente della regione che i lavoratori si rivolgono, chiedendo a lui di fare pressione, difendendo gli interessi dei siciliani in difficoltà. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e replica alle 20 e alle 21:45 su TVM, ai canali 18 e 623 del Digitale Terrestre.